Allora, general setup. Ovviamente general setup, funzionalità generale del kernel. Ci sono circa 60 voci all'interno di questo menu. Quelle che ho scelto, quelle che sono di sicuro interesse, come vi dicevo prima, sia per motivi didattici che per motivi di lavoro, sono queste. Ovviamente ce ne sono tante altre, quindi vi invito comunque a cercarvele e ad approfondire ogni singolo punto. Allora, i tool per la cross compilazione, che in questo kernel non sono abilitati. I tool per la cross compilazione sono degli strumenti che servono a compilare codice su un'architettura facendolo funzionare su tutt'altra architettura. Così interessante. La modalità di compressione del kernel, si può scegliere tra questi file di compressione. Come abbiamo visto, il kernel di default utilizza questo file di compressione. Sono tutti file con un rapporto molto forte, vanno da 1 a 10 a 1 a 14. Nel nostro caso abbiamo utilizzato, cioè la compressione di default è questa qua ed è di 1 a 13. System file IPC, discorso pesante, qua adesso ci divertiamo seriamente. Allora, cosa vuol dire quel system file IPC? All'interno di un'architettura, qualunque questa sia, vi faccio un discorso il più generalista possibile. Che cosa succede? Succede che i processi comunicano con la loro architettura tramite la IPC, cioè l'interprocess communication. L'interprocess communication può essere di due tipi. Può essere fatta tramite le pipe. Che cosa sono? Comunicazione monodirezionale. O tramite meccanismi di tipo FIFO, che è una parola che sicuramente non ho sentito, first in, first out. Però che cosa succede se un processo vuole interfacciarsi con più processi? Va in difficoltà, perché la FIFO giustamente deve aspettare il primo che entra e il primo che esce. La pipe è monodirezionale, quindi se un processo vuole interfacciarsi con più processi, come fa? Si abilita questo system file IPC. System file IPC, per la serie quando le cose prima andavano meglio, è una tecnologia del 1983 e in pratica mette a disposizione i seguenti strumenti: semafori, memoria condivisa e metodologie poi di allocazione sempre condivisa per quanto riguarda la memoria del kernel. Ed è un meccanismo, vi ripeto, fondamentale, perché i tempi di latenza ovviamente della vostra macchina vanno a diminuire per ogni. System 5 è il nome dell'ultima release di Unix, che è stata la prima appunto nel 1983, e poi da là è iniziato un percorso di stabilità non indifferente. Il sottosistema IR3Q, il sottosistema degli interrupt, anche questa voce deve essere comunque una voce abbastanza nota, che ha seguito il corso di calcolatori sicuramente sta avendo a che fare con gli interrupt. Il sottosistema degli interrupt vi consiglio di guardare il menu perché è davvero interessante. Il sottosistema RCU, l'ho messo perché penso che sia una cosa di un'importanza davvero non indifferente. RCU è l'acronimo di Ready and Copy Update. In pratica questo sottosistema tende ad evitare, cioè è un sottosistema che controlla la multa esclusione di tutti i sottosistemi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io abilito un tot di sottosistemi, perché magari la mia macchina ha determinate necessità, questi sottosistemi giustamente devono essere governati o comunque controllati in un modo. Come lo faccio? Attivando il sottosistema RC. Ovviamente ha un sottomenu all'interno del quale potete sfiziarvi copiosamente. Limit RAM file system and RAM disk support. Anche questa è una voce abilitata di default. L'initial RAM, limit RAM, è ovviamente abilitata di default perché poi lo vedremo anche alla fine della compilazione del kernel. Come ben sapete, l'hardware della nostra macchina è composta da periferie che lavorano a una velocità differente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente all'avvio della mia macchina mi troverò che comunque il disco non è pronto, il processore è a un determinato step, la memoria invece è già pronta perché ovviamente lavora a tutt'altra velocità. L'inizial RAM file system di avere una porzione di memoria già pronta all'avvio del sistema e che mi farà praticamente da disco d'avvio. Difatti, quando arriveremo poi alla fine della compilazione del kernel, vedremo che le fasi di avvio sono tutte gestite dall'init RAM. Configure standard kernel future, non vi fate spaventare da questa parentesi, penso che l'abbiano messa così giusto per, perché all'interno del sottomenu, del suo sottomenu, alla fine ci sono tutti strumenti tipo debugger, strumenti per il monitoraggio e cose simili. Kernel performance events e counter invece contiene più che altro un insieme di log affinché ovviamente tutti voi abbiate a disposizione quello che la macchina sta facendo in questo momento. Questo per quanto riguarda la configurazione generale del kernel. Andiamo avanti. Enable loadable module support. Allora, i moduli sono dei piccoli pezzi di codice che devono eseguire determinate istruzioni e che vanno inseriti all'interno del kernel. La cosa interessante dei moduli è che possono essere inseriti anche successivamente la configurazione e la compilazione del kernel. Abilitando questa opzione, che se non ricordo male comunque è abilitata di default, e
successivamente, dopo che abbiamo completato comunque la nostra compilazione, digitando quel comando make module install, metteremo i moduli in questa cartella, che poi potranno essere utilizzati caricandoli tramite il comando modulo prob. Poi vedremo meglio l'utilizzo di questo comando e all'atto pratico a cosa servono davvero i moduli. Questa è una slide piuttosto interessante, l'attivazione del blocco layer. Allora, di default vi dico già da adesso che questa opzione è abilitata, però se avete a che fare con sistemi operativi a 32 bit, comunque la vostra distribuzione di scheda a 32 bit, se non avete a disposizione grandi hard disk, in questo caso si fa il riferimento ai 2 terabyte, disabilitatela, perché tenete presente che un kernel leggero e funzionale è quello che lavora meglio. Quindi fondamentalmente è anche inutile attivare le opzioni che poi all'atto pratico non ci servono. L'attivazione di supporti di grandi dimensioni, maggiori di 2 terabyte, è dovuto ovviamente a una sorta di limite fisico, limite anche di natura matematica, che si arriva facilmente, perché tenete presente che un sistema a 32 bit, ovviamente se deve lavorare su un disco i cui settori sono 512, fate rapidamente il calcolo, 2 elevato a 32 per 512 fa 2,2 terabyte. Che poi non sono i 2 bit fisici, ma alla fine di fisici i bit sono 28. La principale sottovoce, riguardano quelle dell'input-output scheduler. Che cos'è lo scheduler? Lo scheduler, sempre spiegando in maniera molto, molto generalista, è quel meccanismo che vi permette di gestire una porzione tempo-macchina da dare una determinata risorsa, da dare un determinato processo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a seconda delle priorità di una determinata azione, di una determinata risorsa, di un determinato processo, a seconda dello scheduler, perché ognuno ovviamente ragiona in una maniera diversa, che io ho impostato, posso fare in modo che tali priorità vengano rispettate e ne guadagno in efficienza anche la macchina. Cominciamo ad analizzare tutte e tre. Scheduler, deadline. Allora, il deadline si divide in deadline soft e deadline hard. In pratica, in che cosa consiste? Consiste che ad ogni processo è dato un limite temporale. Nel caso di soft, questo limite temporale non sempre viene rispettato. Nel caso a deadline e hard, questo limite temporale viene rispettato. E in pratica, se un processo in esecuzione e gli viene data una determinata priorità e ovviamente sfora quel lasso di tempo che comunque il kernel ha deciso di dedicargli, quel processo muore. E non ci sono più santi per farlo risuscitare. Questo scheduler va bene se sulla vostra macchina, se avete intenzione di configurare la vostra macchina come un database. Quindi diciamo che sia in ambito lavorativo, se vi ritroverete comunque a che fare con dei database o comunque se volete fare degli esperimenti a casa, sicuramente il deadline scheduler è da scegliere nel caso avete a che fare con dei database. Il CFQ è quello che comunque va per la maggiore sulle architetture desktop o comunque per l'utilizzo su macchine noviste. In pratica che cosa succede? Succede che i processi vengono incanalati in diverse code di appartenenza e il kernel tramite questo scheduler decide di dare a ogni singola code di appartenenza un determinato tempo macchina a seconda delle priorità. A questo punto la domanda che dovreste fare è: ma la priorità che la decide? Ve lo dico subito. La priorità la è vero che la decide il kernel, ma c'è l'opportunità che la possiamo decidere anche noi. Questo come? In che modo? Sempre da terminare tramite il comando nice -n numero. Non ricordo perché la prima volta che ho utilizzato questo comando, che è stato un bel po' di tempo fa, però guardando il manuale credo che comunque il range sia tra 0 e 20. Più alto il numero, più è bassa la priorità. Quindi se io imposto un processo come nice -n20 e poi un altro processo come nice -n2, vuol dire che il processo nice -n2 avrà una maggiore priorità a cui ho dato valore numerico 20. CFQ, come vi dicevo, comunque è uno scheduler che va bene appunto per l'utilizzo domestico, per l'utilizzo comunitario. Il NOP non è altro che uno scheduler FIFO, sempre first in, first out, e va benissimo più che altro per le memorie flash. Andiamo avanti. Caratteristiche e tipi di processori. Anche qua ci divertiamo. Allora, le voci che ci sono all'interno di questo menu sono una settantina. E sono tante, perché sono tante, sì, perché poi comunque ognuna di queste veramente si ritrova con un sottomenu sempre molto ricco e molto corposo. Allora, quali opzioni ho scelto per voi? Allora, l'attivazione dell'MPS Table, Multiprocessor Specification. Allora, nel 1993 Intel decise molto democraticamente di regalare alla comunità open source le specifiche delle sue architetture, ovviamente non di tutte. Attivando questa opzione, adesso non ricordo se l'ho abilitata io per la mia macchina o comunque abilitata di default,
avete a disposizione le tabelle del processo, cioè in pratica le specifiche del vostro processore. Questo funziona solamente con piattaforma x86. Il supporto ai multiprocessori simmetrici con più di 8 CPU. Attenzione sempre a questa opzione, questa mi sembra di abilitata di default. Ovviamente per un utilizzo domestico abilitare questa opzione sarebbe qualcosa di inaudito. Si tratta comunque di sovraccaricare il proprio hardware in una maniera assurda. Quindi cercate comunque di disabilitarla, a meno che a casa non avete un rack o un armadio con migliaia di processori. Ben bene, insomma, cioè ve lo auguro costantemente. Sapete che cos'è una SMP? Allora, una SMP è un'architettura che ovviamente consta di più 8 processori, la cui particolarità è quella del carico di memoria. In pratica, che cosa succede? Succede che quando il processore chiama un'istanza, cioè quando più processori chiamano un'istanza delle istanze contemporaneamente, viene dedicata loro la stessa parte di memoria. Cioè non c'è priorità negli SMP. Supporto alla paravirtualizzazione. La paravirtualizzazione è una cosa molto interessante, da non confondere con la virtualizzazione, sono due cose ben distinte e diverse. La paravirtualizzazione, rispetto alla virtualizzazione, è il fatto che comunque utilizza non tutte le risorse hardware. Mi spiego meglio. Mentre la virtualizzazione, quando voi impostate una macchina virtuale, gli date x risorse, ok? Decidete che in questo deve avere x spazio sul disco, x memoria, x processore, eccetera, eccetera. La paravirtualizzazione, anche se viene impostata, lui non se ne può fregare di meno, non vi ascolta, e decide quindi di stare al di sotto degli standard che voi gli date a disposizione. La particolarità della paravirtualizzazione è che cosa succede? Con la paravirtualizzazione in pratica avete poco overhead, poco sovraccarico. Però i crash sono comunque notevoli, quindi diciamo che l'utilizzo della paravirtualizzazione, anche in questo caso se non lo utilizzate togliete il segno di spunta, la particolare della paravirtualizzazione è che magari può essere utile se avete la necessità di emulare sistemi che hanno bisogno di poche risorse hardware. Questa, per quanto possa sembrare la voce più user friendly, processor friendly, è quella più bastarda e maledetta. Perché? Perché se scegliete una classe di processore diversa da quella che in realtà avete, ecco perché vi ho detto conoscete bene il vostro hardware, la frena non vi avviate proprio, la macchina non parte proprio, ve lo dico già da adesso, non dite ah quella Linux lei non ci aveva avvisato, quindi non è solamente una differenza di 32 bit 64, ma una differenza di classe di processori, quindi magari un processore che se voi avete a disposizione un processore che utilizza tecnologia hyperthreading e magari scegliete una famiglia di processori che quella hyperthreading non lo supportano, avete finito, potete gettare la vostra macchina ai pesci. Sempre tornando al fatto dell'hypertrading, guarda caso ci troviamo col supporto alla schedularizzazione sull'SMT, Simultaneous Multithreading. Che cos'è il Simultaneous Multithreading? È una tecnologia sviluppata da Intel, il cui nome commerciale è appunto hypertrading, utilizzata in parte sugli Atom, sui processori Atom, che in pratica permette il trading simultaneo, cioè la gestione di più thread simultaneamente. Il thread è a sua volta un'istanza di un task del processo. Ovviamente la simultaneità e il parallelismo permette anche di avere una certa velocità di esecuzione di determinati processi. Per quanto riguarda l'hypertrading faccio una digressione di natura, come spesso ha citato il professor Pescarelli, etica. L'hypertrading è sì una tecnologia commerciale, ne vengono comunque diffuse, relativamente diffuse, le specifiche da parte di un consorzio composto da diverse aziende, la principale è Intel, e per quanto riguarda lo sviluppo dell'hypertrading c'entra anche Microsoft. Su Microsoft c'è un discorso che adesso ci farà sorridere tutti quanti a bocca piena, insomma, per il fatto che comunque da recenti statistiche è rientrata praticamente nella classifica dei top 20 come maggior contributo al kernel Linux. Questa è una grande soddisfazione da tenere comunque in seria considerazione, perché comunque si tratta di un'azienda che capitalizza, perché fino a qualche anno fa riteneva un sistema operativo acerrimo nemico da combattere come se fosse un cancro, e adesso invece ce lo ritroviamo come maggior supporto. Ovviamente perché c'è questa tecnologia e siccome Linux, tutte le sue distribuzioni, come dicevo prima, server side, non possono essere Red Hat, CentOS, Debian, eccetera, eccetera, devono avere a disposizione questa tecnologia perché ovviamente fa mercato. Tutto questo, altra digressione, sempre nella famosa top 20 di cui vi parlavo, non c'è Canonical, che è l'azienda che sostiene Ubuntu, quindi non usate Ubuntu. Detto questo, modello di prelazione.
Il modello di relazione ovviamente avrà un sottomenu che serve da scegliere a seconda dell'architettura che noi abbiamo a disposizione, serve per desktop o desktop a bassa latenza. Quando parlo di bassa latenza faccio un pochino di riferimento a quel comando che dicevo prima, cioè il nice-n con una determinata priorità. Più la latenza è bassa, maggiore sarà la reattività del nostro sistema. E poi write memory support, questo perché sempre perché ci sono comunque dei limiti all'interno dei registri di memoria, se utilizzo un sistema operativo o comunque se la mia architettura è comunque un'architettura a 32 bit, sempre facendo una piramide di un calcolo, 2 alla 32, guarda caso fa 4 giga, quindi se la mia macchina ha molto più di 4 giga, ho la necessità comunque di abilitare questa voce ed andare a guardare bene con attenzione il sottomenu, che comunque è anche bello confuso, bello pieno. ACPI option, bus ed F. Allora, ACPI option, di che cosa stiamo parlando? Di energia elettrica. Quindi ovviamente queste opzioni sono da tenere in seria considerazione se magari state configurando, state compilando il kernel su un portatile, su un network. Da tenere sott'occhio sono sicuramente il CPU frequency scaling e poi i driver per macchine di sotto 6. Questo perché? Perché comunque c'è una reimplementazione, una sorta di reverse engineering di alcuni driver, di alcuni moduli, e di nuovo la parola moduli, su determinate architetture che comunque vengono rese proprietarie e la comunità si impegna a fare reverse engineering di quel codice e quindi creare qualcosa di compatibile che vada bene per determinate esigenze. All'interno di questo menu, come vi dicevo, come ovviamente si può intuire dalla sigla, avrete a che fare comunque con delle opzioni che servono a settare il risparmio energetico sulla vostra macchina. Bus option, per quanto io abbia scritto solamente una riga, è un menu vastissimo, ma davvero grande. Anche qua c'è bisogno di conoscere all'ennesima potenza la macchina sulla quale lavorate, perché dovete sapere ovviamente se avete dimensioni di PCI, di PCI Express, di che generazione sono, di che classe sono, come lavorano. È un menu davvero molto vasto e a seconda ovviamente delle periferiche che vi trovate sulla vostra macchina sceglierete quindi le opzioni relative o comunque meglio sia grande. Supporto all'ELF. Che cos'è ELF? ELF è una sigla simpatica che sta per formato eseguibile, cioè binario formato eseguibile e linkabile. È uno standard. Adesso forse la parola standard si potrebbe aprire un altro discorso. È uno standard che permette l'esecuzione di file binari su tutti gli Unix derivati. Quindi su BSD, su tutta la famiglia di BSD, scusate, la famiglia di BSD, su tutte le distribuzioni, su tutte le distribuzioni di GNU/Linux e ovviamente poi sulla famiglia di Solaris, OpenSolaris, Lumos e altri sistemi comunque open source o XTAR. Tale meccanismo non funziona se avete a che fare con dei binari compilati per Mac OS X, perché chi si sappia, voce di popolo, Mac OS X non è Linux. Quindi quando qualcuno vi dice, ah, Mac OS X deriva da... No. Ma Linux? No. Ma come? Il kernel? No. Non voglio dire, è tutta un'altra cosa. Il kernel di Mac OS X si chiama XNU, è un kernel ibrido, mentre noi appunto stiamo analizzando un kernel monolitico modulare, che deriva comunque da Mark, dall'evoluzione di Darwin, ma questo è tutto un altro discorso. Tornando invece al discorso dello standard, teniamo bene in considerazione come la compilazione di un kernel Linux si rifaccia a standard de facto e non a standard aziendali. Quindi quello che state facendo su questa macchina lo potete fare davvero su qualunque periferico, su qualunque hardware lo si voglia. Infatti poi dopo vedremo nelle sezioni più interessanti tipo sicurezza e crittografia che ci sono cose che possono andare su macchine